Ehi piccola, ti ricordo che mi trovi in live sulla piattaforma Viola dalle 21.30 dal lunedì al venerdì. Passa di lì se vuoi goderti lo show e se mi vuoi supportare fai anche una sub. Ti ricordo che con Amazon Prime è gratuita. Baby, you light up my world like nobody else. Vabbè, dai, Madonna, che faccia spenta, che è successo? No, ragazzi, sono... Cioè, lo sapete, io sono sempre presa bene, sto al gioco, faccio le gag, ma questa volta sono veramente arrabbiata. Cioè, sono proprio ferita, che è diverso. Sono proprio ferita. Io ci tenevo... Allora, cosa è successo? Racconto, contestualizzo per le persone che ci ascoltano, perché tanto ormai... Allora, è successo che oggi ricevo una chiamata e mi viene detto che Melanie vuole litigare con me in live. Io abbastanza scossa, chiamo Melanie, la chiamo ragazzi, la chiamo privatamente, ma la mia chiamata viene ignorata, non vengo risposta. Le scrivo su WhatsApp e faccio: Melanie, c'è qualcosa che mi devi dire, c'è qualche problema? Ho ricevuto una chiamata e mi hanno detto che tu vuoi litigare assolutamente con me, ma che cosa è successo? Anzi ragazzi, io ero anche molto preoccupata di aver creato un malcontento, cioè di aver fatto qualcosa di sbagliato. Voi conoscete i miei modi, siete tutti miei amici. Scherzo è un conto, poi creare dei malesseri e dei malcontenti e far stare male le persone è un altro di conto. Io non vengo risposta con delle emoji che ridono e mi viene inviato un audio che mi viene detto: no, io non voglio litigare con te, semplicemente ci tenevo a dirti stasera che sei una gatta morta e sono educata per questo. E perché mi dai della gatta morta? Una gatta morta con... con Pachi, sei una gatta morta con Pachi, io non ci voglio niente avere a che fare con te. Allora. Pachi, tu la sapevi sta dinamica? Allora, io adesso non so questa ragazzina a che cosa si riferisca, se alla... che è uscita, dove io e Pachi parliamo, tra l'altro di lei... Giusto così per rendere le cose un po' più divertenti, parlavamo di lei e del fatto che Pachi si trovasse bene con lei. Io le ho fatto delle, delle domande, ho fatto: ma che bello, allora vi piacete, vanno bene. Dai, smettila di ragazzate. Sì, mi piace molto. No, è vero. E io ho detto, e quando poi si fa la gag e Lele viene vicino con la camera e fa: oddio, ma che sta succede qua? Io dico, stava dicendo che gli piacciono le ragazze con gli occhi marroni. Melanie ha gli occhi marroni. Poi dopo ho pensato che ce li ho anch'io, ma io mi riferivo a Melanie perché stavo parlando di Melanie in quel momento. Poi, se lei si è ingelosita perché Pachi ha già messo un posto dove mi intravedo io dietro che balliamo, ragazzi, spoiler, abbiamo fatto serata, eravamo tutti allo stesso tavolo, ci siamo divertiti. Ma okay, io questo confronto in live, io non volevo farlo, sapete perché? Perché questa è la dimostrazione di una ragazza insicura, che ha delle insicurezze, e invece di prendersela col ragazzo che probabilmente non gli dà delle sicurezze, se la prende con le tipe, in cui io non c'entro niente questa volta. Anzi, io non c'entro niente mai. Poi i miei comportamenti vengono frantesi a priori. Ok. Io sparare sulla Croce Rossa non voglio farlo. Perché a me dispiace se Melanie ha delle insicurezze, se si vive male il suo rapporto con Pachi. A me dispiace. Ma io, anzi, Melanie, ti dico che con Pachi ci ho parlato. E Pachi era una mummia in discoteca. Non guardava. Ma io gliel'ho detto anche a lei che era un santo lui, eh. Cioè, sono stato abbastanza onesto anch'io. Ho fatto: guarda, mo. Solo che poi sono uscito, ho visto che sono uscite delle storie, delle cose con... però l'hanno un po' tirato in mezzo a Pachi. Cioè, c'era una tipa che aveva messo una foto con te, ho scritto ti amo, però era tipo, capito, una che ti ha tirato in mezzo. Cioè, capito, lo so, l'ho vista la dinamica. E quindi Sai, capito, la colpa è la mia. No, per favore, oh, calmi. Parla uno, parla l'altro, parla uno, parla l'altro. No, no, di che colore hai gli occhi, Melanie? Di che colore hai gli occhi? Guarda, sono marrone. Brava, minchia, sei sveglia allora. Che significa? Danila, giusto un po' meno Dom Toretto in Fast and Furious. No, esatto. Cioè, gli steroidi... Ragazzi, ragazzi, sono arrabbiatissima, sono incazzatissima. Sono pure io ero arrabbiata, però... Cioè, tipo, amo, ma tu sei arrabbiata perché c'hai le paranoie. Amo, ma tu non... Che paranoia? Perché non hai fiducia nel tuo tipo. Cosa? Ma ti dai una svegliata? Ma io alle tue età non ero... Ma io non posso neanche dire che sei piccola, perché sono un anno in meno di me. Ma tu non puoi farmi passare come troia perché non hai fiducia nel tuo tipo. Non mi puoi dire che sono una troia perché ho detto che a Pachi piacciono le ragazze marroni. Tu hai gli occhi marroni, ma svegliati. Ma chi ti ha dato della troia? Tu, 3 secondi fa. No, guarda che questo è stato Pietro. No, aspetta, l'altra. Oh, fatto sentire l'audio che mi hai mandato. Mi hai detto, non ti do la gatta morta perché sono educata. Fallo sentire, Vincio, che è cattivo l'audio che ti ho mandato. Fallo sentire. Sono col telefono, fallo sentire tu, il secondo audio che mi hai mandato. Ma come faccio? Non sto col computer.
Mamma mia, guarda, ti giuro, cioè, ma vedi se mi devo soffrire. Allora, io gli ho detto quello che ho detto a voi, sei una gatta morta, solo quello gli ho detto, che gli dovevo dire. Grazie, sì, ok, se una, parliamo con calma, sei una, sono una gatta morta, perché sono una gatta morta? Hai detto, perché ho visto determinate clip, tipo che ha detto che a Paghi piacciono le ragazze con gli occhi marroni, letteralmente 10 minuti fa. Stavo facendo un esempio. Degli atteggiamenti. È un esempio del cazzo, perché ti ho detto che 10 minuti fa stavamo parlando proprio per quella clip, stavamo parlando di te, Paki mi stava parlando di te e mi stava dicendo di quanto si trova bene con te, Melanie, svegliati con te, se queste sono le rassicurazioni di cui hai bisogno. E quando lei è venuto vicino ha fatto ma che sta succedendo qua? Io ho detto niente, Paki ha detto che sono le ragazze con gli occhi marroni. Di che cosa, di che colore hai gli occhi, Melanie? Marroni. Ma perché? Ma tu mi puoi attaccare ad una roba? Ma per passare un messaggio. Ma perché, scusami, ma io ho detto il mio pensiero. Ti ma io mi sto arrabbiando, ma io mi sto arrabbiando perché il tuo pensiero è un caso, non è un pensiero, è un insulto. Non è un pensiero, è un insulto, è calunnia, mi stai diffamando come una poco di buono. Non puoi darmi della poco di buono, una gatta morta. Ma che una poco di buono? Una gatta morta in base agli atteggiamenti che hai, punto. Cioè, non quali cambierò atteggiamenti? Quali atteggiamenti? Che scherzo con Tommy? Con Tommy ti ho mito in non lo tocco con un dito neanche se ma mi non me ne frega un cazzo di che fai tu della vita tua con Tommy, con tutti gli altri ma ragazzi. Vedi che non, ma vedi che non sa. Vabbè raga, io esco, cioè comunque perché non no, aspetta un attimo, aspetta. Ma un attimo, ma no, veramente, te lo giuro, ne avremmo parlato dal vivo perché non mi piace a me. Ma dal vivo che? Ma dal vivo che? Ma dal vivo cosa, Fra? Ma tutto, ma ti svegli. Ma io cerco di chiamarti per tranquillizzarti sul tuo tipo, per cui tu dove ah, no, stavo al centro commerciale, ti ho scritto. Mi puoi lasciare finire di parlare oppure devi ripetere le stesse quattro cose che dice a ruota per le prossime ore? Mi puoi finire di lasciare finire di parlare? E parla, ma chi ti parla? Io ti chiamo. Ti chiamo per Dalia, però ti sta a far parlare davvero, cioè stai calma, stai calma, serio, non ah, bla, bla, tanto stiamo discutendo. No, raga, mi sto incazzando perché io ti chiamo per cercare di rassicurarti su non è neanche un mio lavoro rassicurarti sul tuo ragazzo. Tu mi mandi un audio. Ma quale rassicurazioni da te? Allora, ma chi ti conosce? Vabbè, no, raga, non si può veramente. Vabbè, credo. Allora, io vedo evidentemente un muro da parte di Melanie nel no, ma non c'è confronto, cioè non c'è un confronto. Nel conversare, però ma io non volevo confrontarmi in live. Tu non mi hai risposto più al telefono perché volevi, mi hai detto a me che volevo fare lo show, tu che sei. Io sono in cerca di spettacolini, ma quando che tu vuoi ti parlare in live? Ti ho chiamato Melanie 2 volte ma ti ho risposto, stavo al centro commerciale, non posso parlare. Parliamo qui un attimo. Ma Melanie, ma secondo te io posso avere un confronto con una però Melanie, il confronto parliamo, al telefono cioè, no però in live sì. Allora, ma tu sei scema, tu mi hai risposto con le emoji che ridono, ma che confronto devo avere con una ma cosa prendi la conversazione, che ti ho mandato 4 audio, non mi hai più risposto tu, Agni, non girare ma le cose. Ma che confronto devo avere con una che io dico, ma io che confronto devo avere con una a cui dico, Melanie, risolviamo, rispondimi al telefono, tu mi mandi un audio dicendo no, io penso solo che tu sei una gatta morta, ma che confronto devo avere? Poi ti chiedo, con te cazzo no, ma dopo metto tutti i rischi nelle mie storie Instagram. Ti li metti tutti quanti. La chat è stata, perché vuoi litigare con me? Gli ho mandato le faccine che ridono. Grazie e gli ho mandato l'audio. Guarda che io non voglio litigare con nessuno. Io ho espresso solo il mio pensiero su di te. In base ai tuoi atteggiamenti penso che tu sia una gatta morta e non voglio avere niente a che fare con te, gli ho detto. Solo e questo. Poi gli ho iniziato a dire, guarda che è uno spettacolo. Abbiamo capito tutti che vuoi fare lo spettacolo, vuoi fare lo show. Con me ma non tanto devi fare lo show. Ah, raga, avessi da parlare sopra. Oh. Questa cosa è stata la goccia che ha fatto raboccare il vaso. Perché di tutte le ragazze che c'erano lì, guarda caso, per una battuta, la ragazza dagli occhi marroni, di cui Melanie, te lo giuro su mio fratello che è la cosa più cara al mondo, parlava di te e del fatto che si trovasse bene con te, io dicevo, ma che bello, anch'io vi vedo affiatati, mi fa veramente piacere, cioè vedo che state veramente bene insieme. Motivo per il quale, Melanie, con il cuore in mano te lo dico, io oggi ti ho chiamato perché avevo paura che tu sia rimasta male per qualcosa che io non mi ero neanche resa conto di aver fatto. Nel momento in cui io ho ricevuto un audio in cui mi davi della gatta morta, ci sono rimasta male, mi sono offesa. Amore, ne potevamo parlare al telefono. Allora, io... nessuno sapeva della gatta morta se non ne avessi voluto, non ne avessi parlato in live. O no? Mi allora, potevi rispondere al telefono. Io fai tutto tu. Io sento. Tu te la canti e tu te la suoni.